Andare oltre la ricostruzione, recuperando edifici che vengono restituiti alla comunità con nuove funzioni sociali, educative, culturali, ridisegnando lo spazio pubblico per ridare nuova vita ai borghi tipici di questi territori, sono le caratteristiche principali dei progetti di rigenerazione urbana presentati all'Aquila nel corso della tappa speciale di Città in Scena, organizzata da Ance L'Aquila e Ance Abruzzo, in partner con Ance Nazionale, Mecenate 90 e Fondazione Musica per Roma. Piccoli e medi interventi nelle aree delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, tra cui la riqualificazione di Piazza Duomo, del Palazzo dell'Emiciclo, dell'ex San Salvatore, delle mura urbiche all'Aquila, la rigenerazione di spazi pubblici a Navelli, a Colledare, a Spoleto, la ricostruzione del municipio di Cortino, il recupero funzionale del Teatro Romano a Teramo, il recupero dell'area dell'ex depuratore di Amatrice, la riqualificazione dell'ex mattatoio di Rieti, il restauro e la riqualificazione dell'ex monastero Corpus Domini a Macerata e la ricostruzione di Castelluccio di Norcia. Tanti gli ospiti intervenuti, a cominciare dai rappresentanti delle istituzioni e della politica, assieme a docenti universitari, imprese ed esperti. Rigenerazione urbana, L'Aquila, tappa speciale di Città in Scena, una giornata nel capoluogo ricca di presentazioni di progetti, dibattiti e confronti sulle esperienze di rigenerazione urbana nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. È un festival diffuso della rigenerazione urbana, promosso da ANCE, ma anche da tanti altri partner importanti come Associazione Mecenate 90, CIDAC e Fondazione Musica per Roma, con il patrocinio di NARC. Una tappa importante, ma si proseguirà anche in altre città per terminare nel 2025, quando verranno presentati poi tutti i progetti. Noi siamo con il presidente di ANCE L'Aquila, Gianni Frattale. Presidente, questo è un territorio molto particolare, a differenza di altri in cui si parla di rigenerazione urbana, perché qui parliamo di due aspetti: rigenerazione urbana però in un territorio colpito dal terremoto. E questa rigenerazione urbana all'Aquila, sappiamo benissimo quello che è stato il sisma, la ricostruzione che è avvenuta dove era e come era. I palazzi così monumentali non potevano essere cambiati. Di rigenerazione urbana c'è, ma c'è tutto da imparare, diciamo, e da capire, ma non per questo il capoluogo d'Abruzzo non ha presentato il proprio progetto per quanto riguarda la rigenerazione urbana. I protagonisti di questa tappa, diciamo, sono i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che sono stati colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016. L'obiettivo è proprio mettere in luce quei progetti che puntano a dare nuova vita e nuove funzionalità a luoghi e quartieri che sono interessati dai progetti di ricostruzione. Ecco, ANCE L'Aquila ha lavorato in questi 15 anni e più davvero molto bene per puntare, diciamo, a una città moderna, sicura. Ma questo è anche uno spunto per noi. Tengo a precisare che questo è stato, come ha detto lei, organizzato da ANCE Nazionale, che oggi sarà presente, e ci saranno presenti anche i presidenti di regione di Marche, Umbria e Lazio ed Abruzzo, con la presenza anche del sindaco Biondi e di quant'altri che saranno presenti. Questo trova anche spunto, e noi l'abbiamo voluto mettere nella scaletta per quanto riguarda il piano regolatore, perché si va bene a collegare con la rigenerazione urbana, che sappiamo benissimo che all'Aquila il piano regolatore è fermo da ben 50 anni, e questo è da dare merito al sindaco Pierluigi Biondi, che l'ha voluto, ed inoltre non soltanto per questo i meriti, ma anche per quanto riguarda la rinascita di questa città, il sindaco Biondi. Oggi ci saranno questi spunti che, come diceva, è un festival itinerante che si è svolto in varie città italiane. Questa è la penultima, diciamo, tappa. Il prossimo anno ci sarà la tappa finale a Roma, che verranno scelti i progetti e verranno premiati quei progetti che veramente meritano e che ridanno lancio e futuro alle città. Siamo con Enrico Ricci, il presidente dell'ANCE regionale. Vogliamo riflettere con lei su un aspetto: l'edilizia ok nella ricostruzione, ma dopo il futuro quale sarà in Abruzzo? Il futuro, secondo anche la nuova legge regionale, dovrebbe essere un futuro verso la rigenerazione. Bisogna fare i conti con la morfologia, la realtà, no? 305 comuni, di cui 250 sotto i 5.000 abitanti, quindi bisogna equilibrare questo aspetto. Ecco, diciamo che oggi in questo festival sia un'occasione importante, no? Mettere a confronto anche tanti modelli, tanti progetti di rigenerazione che poi si potranno applicare anche nei territori colpiti dal terremoto. Quindi il nostro è un territorio un po' particolare in cui si accavallano rigenerazione e ricostruzione.
Sì, diciamo, la parola rigenerazione è un ombrello un po' che comprende una serie di interventi, quindi ci saranno degli esempi, delle situazioni che si sono create che quindi possono dare spunto per le iniziative che possono susseguirsi. La vostra associazione in questi 15 anni all'Aquila, come altrove nel resto della regione, ha fatto davvero un percorso e un lavoro importante. Sì, la ricostruzione sia 2009, adesso quella del 2016, si è contraddistinta con un'azione di forte sviluppo del settore. I dati ci dimostrano che c'è stata una grande enfasi, una grande anche organizzazione per poter mettere in pratica, mettere a terra tutta questa mole di finanziamenti che sono arrivati. Certo, all'interno delle nostre tappe per Città in Scena, questa è veramente una tappa speciale. In questo territorio, non del territorio dell'Aquila, ma nei territori del cratere, si unisce ricostruzione, rigenerazione, ma rigenerazione proprio significa rigenerare il tessuto, non solo il tessuto edilizio, il tessuto urbano, ma anche riuscire a riportare qui la gente, gli abitanti, i residenti, i cittadini. La vera sfida è davvero questa: possiamo fare le più belle ricostruzioni, la più bella rigenerazione urbana, ma se non riusciamo a creare un tessuto produttivo delle città, dei luoghi, dei paesi, dei borghi attrattivi per mantenere i nostri giovani e dargli un futuro, tutte queste diventeranno cattedrali nel deserto. Quindi lo sforzo principale è proprio questo: riuscire a creare quelle attività, a ricostruire, costruire quell'identità dei luoghi per riattrarre i nostri giovani e per riattrarre i residenti. È un bilancio molto interessante proprio per la vitalità che abbiamo trovato nelle città medie, quindi non nelle grandi città o nelle città di aree metropolitane. Ed è su questa vitalità che noi dobbiamo spingere. Abbiamo città in Italia che scoppiano, che non reggono più l'impatto proprio della gente, della folla, dei cittadini. Quindi torno a dire che la sfida è cercare di far ripartire questi nostri centri medi e piccoli anche per disintossicare i grandi centri urbani che davvero non reggono più. In questo festival si mettono a confronto diversi territori, processi di rigenerazione che si incastrano, si accavallano anche in qualche modo con quelli di rigenerazione urbana. Il territorio dell'Aquila è un territorio molto particolare. Qual è l'obiettivo di questo tour? Possiamo definirlo così? Noi vogliamo documentare quello che sta succedendo nel paese e con la prima edizione del 2023 e con questa seconda noi abbiamo toccato oltre 100 città italiane che hanno presentato i loro progetti di rigenerazione urbana, offrendoci uno spaccato di quello che sta succedendo nel nostro paese dal punto di vista anche del governo, delle transizioni che stiamo affrontando, quella ecologica, quella ambientale. E questo è diciamo, un risultato direi importante perché sulla rigenerazione urbana ci sono molti aspetti quantitativi, le risorse spese, i progetti realizzati, ma nel merito si conosce poco quello che sta effettivamente succedendo e quali sono i processi che si sono messi in moto. Ed è stata anche una grande esperienza di partecipazione dei cittadini che hanno contribuito con le amministrazioni locali a individuare gli obiettivi da perseguire attraverso i progetti di rigenerazione urbana. Quindi è una grande opportunità che noi offriamo anche alla valutazione del governo e del Parlamento nel momento in cui il Parlamento sta discutendo una nuova legge sulla rigenerazione urbana. Ecco, verranno fuori dei progetti che poi saranno premiati, diciamo, nell'ultima tappa, progetti da mettere poi direttamente sul territorio, si potrà fare. E i progetti saranno poi ripresentati a Roma al Festival Nazionale dal 4 al 6 dicembre all'Auditorium Parco della Musica. Noi presenteremo anche un rapporto in quell'occasione che punta a mettere in evidenza quali sono state anche le criticità che i comuni hanno dovuto affrontare nel costruire e realizzare questi progetti. La cosa che mi sembra importante sottolineare è che al termine di questi progetti molti luoghi saranno restituiti alla pubblica fruizione. La gestione di tutto questo ricadrà sui bilanci ordinari delle amministrazioni comunali. È in una fase nella quale si prevede che ci possano essere dei possibili tagli
ai trasferimenti, ai comuni, questo è un problema, perché purtroppo il nostro Paese ha già conosciuto situazioni nelle quali si sono spese molte risorse per recuperare, ristrutturare, rigenerare dei luoghi e poi non c'erano le risorse per gestirlo. Professor Mantini, si parla di rigenerazione urbana, lei è un esperto, sta coordinando anche i lavori per il nuovo PRG dell'Aquila. Ecco, come si intrecciano in una città come la nostra il processo di ricostruzione con quello di rigenerazione urbana? Beh, intanto noi abbiamo, quando inventammo il PNC, cioè il PNRR Sisma, e lo volemmo insieme come 2016, io nel mio ruolo di consigliere giuridico, eravamo nel 2020, volemmo 2016 e credere nel 2009 insieme. Ci siamo riusciti, per esempio, la rigenerazione urbana nei territori del Sisma abbiamo dedicato 900 milioni, che non sono pochi, se ci pensiamo bene, e all'Aquila una parte è stata utilizzata per fare anche la pavimentazione del centro, Piazza Duomo, anche se poi, non lo so, c'è, qualcuno lo chiama un piccolo ecomostro in Piazza Duomo, cioè una costruzione, una pensilina, non si sa bene che cos'è, che in effetti altera moltissimo l'impostazione quasi vitruviana della Piazza del Duomo. Ma insomma, queste sono altre questioni, quindi tutto va anche speso bene, i piani, come si intreccia? Beh, sono molto cugine, direi quasi sorelle, ricostruzione e rigenerazione, perché noi qui abbiamo un po' una regola che vorremmo seguire anche nel piano urbanistico, cioè non abbiamo bisogno di densificare, al contrario di Milano, al contrario anche di Pescara per certi versi, no? Noi non abbiamo bisogno di ristrutturare anche con totali demolizioni e ricostruzioni facendo 2, 3, 4 piani in più. A parte che siamo in zona sismica e quindi questo non si potrebbe granché fare, ma non ne abbiamo bisogno perché abbiamo un rapporto tra popolazione insediata e patrimonio edilizio esistente che ci porta proprio ai primi posti in Italia, cioè abbiamo un esagerato patrimonio edilizio esistente rispetto alla popolazione insediata e quindi dobbiamo rigenerare quello, non abbiamo bisogno di densificare, di costruire grattacieli, di fare altre cose e quindi noi ricostruiamo in modo conforme all'esistente e faremo anche rigenerazione urbana consentendo più facilmente la ristrutturazione e la rigenerazione degli edifici esistenti, quindi antisismici, con efficientamento energetico, maggiore qualità urbanistica ed anche architettonica, edilizia ed anche architettonica. Quindi le due cose si sposano molto, però è chiaro che nel piano urbanistico avremo un'attenzione molto forte anche per i cosiddetti nuclei rurali, cioè le defrazioni che sono diventate tante dopo il sisma, ricucire la città, riordinare, ridare qualità. Il prossimo appuntamento sarà il grande evento finale del Festival della Rigenerazione Urbana che si terrà a Roma presso l'Auditorium del Parco della Musica dal 4 al 6 dicembre.